dal quale è partito il mio viaggio, cioè Oscar, prima di, di vivere ad Alta dove vive adesso, viveva in una piccola casa alla Canoncia, in via Raval. E quindi questa poesia qua si intitola In via Raval ed è dedicata a lui, alle, alle, alle esperienze che abbiamo fatto lì, in quella piccola casa, ma tutto questo libro è dedicato ad Oscar Ramirez. la era una piccola casa, la casa alla Canoncia in via Raval. I libri la facevano bella e un merlo vi portava alla luce dalla campagna. Non mi stancava parlare con te di Caravaggio in quella casa che allora diveniva il tempio di un ascesi. D'un tratto si faceva San Luigi dei francesi. Cosa potevano innanzi alla potenza del Merisi, amato fratello, le antiche mura del tuo alloggio? se in quell'istante l'adagio di Marcello echeggiava malinconico e superbo. Non rovinavano forse per far posto a Ischia, a Milo e a Riposto, a Ghisa e alla Mesopotamia intera? Era così la piccola casa in Via Raval, e il grande Garzia Lorca l'abitava, e il genio di Gaudì, l'estro di Sabina, e io mi ridestavo alla mattina cantando a tutta voce Gilgamesh. Saps què passa? Que en aquella casa de la Canonja hem viscut moltes nits d'aprenentatge comú, d'escoltar música, de parlar d'autors i de fer descobertes l'un cap a l'altre. I al final, doncs, clar, els coneixements... I de, i de, de coneixements mutus, per exemple, aquí el Gameix, que ell eh, tanca amb aquesta poesia, és un personatge que ens captiva els dos, no? En fi, que vas aprenent i vas donant, no? Se vole, se vole te la posso leggere anche in catalano, questa poesia. Sí, vinga, va, en català, va. En per per atenció, perquè per primer cop, i en primícia, si a la ràdio, Bartolomé es va donar a llegir la poesia en català. Home, ja fa dies que ve per aquí, eh? No, no, és, és molt valent, i a més a més ho fa molt bé. És, té la vergonya de, llegir, de parlar en català, però es, 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 està aprenent constantment. Aquí no, aquí no et veu, Bartolomé, només, Exacte. només no, no sol te la vot. Ok. Eh. Al carrer Raval, La del Carreraval, alla Canoncia, era una casa petita. Gli aslibres la feien bella e una merlans portava la llum dal camp. mi cansava a tu di Caravaggio in aquella casa che gli avorse sconvertia in un templo d'ascetismo. De copi volte era San Luigi dei Francesi. Che podien bel il poder del merisi e stimar Germà la sparez del teu refugi se in aquel instant resonava magnifico Ple de malenconia, l'adagio di Marcello. Non che talvolta per feriocca Ischia, Milo e Riposto, a e tutta la Mesopotamia. Ai sci era la petita casa del Carreraval, Val. gran Garzia Iorca l'abitava, Il geni de Gaudi, la ispirazione de Sabina, y em despertava al matin, cantant Gilgamesh en veu alta. Escolteu, que parla molt quedo, bé el català. Quedo excusa, eh? Quedo excusa, ah, llami, així, català. Bé, eh? Sí, sí. <laughs> Ens falta el porró, eh? El porró i una calçotada. Però vaja, home, no, que parla molt bé català, perquè, sí. de fet, porta anys venint cap aquí, no?, i tu també anant cap allà, eh? No? Ell només vol aprendre català. De fet, eh, us posaré un exemple molt clar i molt breu. Eh, a Itàlia, el màxim reconeixement de la poesia, el màxim premi que et poden donar, és el, el premi Montale. L'últim a guanyar-lo ha sigut el Bartolomeo, i quan li va entregar, que no va, no va recollir-lo presencialment, va ser eh, uh, uh, via vídeo, eh, uh, quan va connectar amb ell, darrere tenia una, una estelada. Llavors va començar a fer la presentació, li van donar el premi, i al final va, va dir, si em permeteu, abans d'acabar, us explicaré per què, per què, hi ha aquest element darrere, això és l'estelada, és el símbol de la Catalunya independent, que és el que jo desitjo, la que jo trepitjo, la que jo he viscut, i a partir d'aquí, Catalunya l'heu d'entendre, des de la seva dicció, va fer un discurs que altra gent no l'ha fet uh, mai en sa vida i va dir jo em sento un 50% català i un 50% italià. El Premi Montale el 2020, eh? per tant, en plena pandèmia. Eh? No... Sí, 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 amb... sí, sí, com us ets. Em, eh, alguna reflexió eh, com a poeta, com a, com a persona també amb, amb aquest moviment cultural espiragli, no? del qual n'és fundador, em, eh, del que, de lo que hemos vivido, i ves un poco de luz ja en el camí el... anem sortint? Io, 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 vedo, io vedo solo luce davanti a noi perché noi uomini noi siamo nati per essere generatori di luce, noi non possiamo farci inghiottire dalle tenebre, noi dobbiamo sempre vivere proiettati verso, verso la luce dell'infinito, quindi tutto ciò che di negativo è successo in questi anni eh, deve rimanere dietro di noi, alle nostre spalle. E noi dobbiamo ricordarci soltanto una cosa: che siamo venuti al mondo per lasciare un segno indelebile della nostra presenza sulla terra. E dobbiamo essere all'altezza di questo compito. Solo questo dobbiamo fare. Se faremo così avremo sempre luce davanti a noi. La cultura quello che fa Oscar con eccetera, quello che faccio io con spiragli. La cultura eh, serve a, a creare le condizioni per una società nella quale gli uomini possono realmente vivere. Bene, possono vivere con grande soddisfazione la propria esistenza, perché per vivere bene non serve soltanto avere un reddito alto. Eh, lo diceva Kennedy qualche anno fa che il PIL di un paese, il prodotto interno lordo, non si misura solo dal reddito che uno percepisce. Ci sono altre condizioni che servono a far star bene la gente. Le associazioni culturali lavorano per questo, per far crescere il benessere interiore, spirituale, morale delle persone. Uh -huh. uh, també l'avevamo inteso perfettamente. Bueno, no, no eh? uh, non tutto, ma quasi tutto. Che non tutto è... Teniamo un solo finale, la cultura è essenziale. E che, a més a més, e uh, mi ja parlavano anche dal punto di vista di come siamo e di eh? dove andiamo, è molto importante avere tempo per... Parla famiglia, parla antor, parla amistà. L'amistà è da coltivare no? Sì, sí, l'amicizia no? è fondamentale. La, la frate... proprio Più che amicizia, io direi la fratellanza. Ecco. Bisogna... A me piace molto il castello perché è un esempio concreto di che cosa può fare l'uomo quando capisce che deve agire in comunione, in coesione, in collaborazione. Lo dicevo ieri a, a Balch alla sede della Veglia, dove abbiamo presentato il libro, c'è un elemento nel castello che forse non viene considerato sempre, un, ha un valore simbolico. Nel ca il castello funziona quando ogni componente del castello capisce che deve annullare, sgretolare, disintegrare il proprio ego. Per far parte degnamente di un castello devi partire da questo presupposto, devi dimenticarti che... Chi sei tu è capire che tu hai un senso solo in relazione ad un altro. Questa è una forma di amicizia, di, di fratellanza e di comunione che secondo me può essere utile per la società. Uh -huh. uh, que per certe, vedremo di San Giorgio, uh, qui a Tarragona, nelle quattro colle della città. La prima attuazione, come tutti i setti utili, a 45 minuti per chi è il che toccava. Um, de... I a l'octubre el concurs de castells, que ell va anar l'últim també, i bueno, vam anar junts. I també és molt important que, que al final torni aquesta part de la, de la societat tan important que alimenta els altres. Al final, que diu el Bartolomeu, és que tu pots guanyar molts diners a final de mes, però si no tens altres eh, uh, eh, uh, ingressos, i la cultura és un ingrés, en aquest cas que un aliment que et nodreix, doncs eh, uh, no, igual no ets tan feliç. Si el benestar passa per tenir cultura, per tenir oci, entreteniment, per tenir companyonia, per tenir més tensament, per tenir tot això, no? Evidentment, no és només diners, no? És el que deia el Barto. Uh, M'he fixat ara que estan traduïts, també, eh? És a dir, que, per tant, alguns com aquest del Mercat de Bona Vista... Que el Els tenien, dos. El... És, un, és un llibre que és, està en bilingüe, eh? és a dir, uh -huh. sempre hi ha pàgina a esquerra, un poema, a dreta, a l'esquerra crec, crec que és català, a sí. la dreta en, en italià, sempre. Sí. Totes les poesies traduïdes, a excepció, evidentment, traduït el prolog, traduït tot, menys la part final, que és el llibret de... Perquè els, els d'aquí ja entenem que és cada cosa, aquell llibret de... Doncs de res, un, 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 un mini diccionari eh? de, de quatre cosetes de què és cada cosa per als italians. Ara li, eh? direm amb el, amb el Didec que ja està aquí, doncs, això, eh? que hi ha una, una poesia dedicada al mercat, al mercat, al mercat de Bona Vista. I tant. I, i l'ensenyarem. Per cert, ens veiem els tres a la inauguració de la seu de... Altafulla, no? A, fa mm -hmm. aquesta setmana, eh? fa poc. Dimarts, per tant, nova seu, nova, seu, nova, seu, cultural no? de l'associació i, i també Sí, hem fet un pas més eh, i molt important perquè no és molt habitual que una associació cultural obri seu, l'hem oberta a Altafulla, amb un espai de 50 metres quadrats i amb la intenció, ho compartim amb la, amb la Banya Edicions, però amb l'única intenció de crear cultura i de posar aquesta seu a l'abast de les entitats eh, del, del poble, de les persones, de fer-hi doncs, tallers, conferències, xerrades presentacions de llibres i tenim una paret sencera que l'hem dedicada a l'exposicions de 9 metres llargada que cada mes anirà canviant i tindrà un artista de nou obert a tots els artistes. Nosaltres l'hem feta perquè cal generar espais de cultura, igual que a Tarragona hem obert el, durant tot un any l'activitat de Lletres de la Guayaba, que ho fem cada dijous, com avui hi haurà el Bartolomeo, i portem els autors del camp de Tarragona, perquè cal que el llocs on s'està perdent... Eh, o està perdent l'epicentre cultural, com per que està perdent l'epicentre cultural, bueno, ja fa anys que l'ha perdut, que el té Reus, no? Com a mínim no perdi espais, que està perdent espais, on es puguin fer activitats culturals. Per això hem obert l'espai de la Guayaba, per exemple, uh -huh. on avui a un quart de nou hi haurà uh -huh. el Bartolomeu. Uh, avui, per tant, on està el carrer? Recordes? El carrer número 11, el carrer Pini Soler. Pini Soler, eh? Val? És que l'últim era Francesc Valls Calçada, no? Si no, si no la setmana va passada vam, fer en Francesc Valls, abans de l'Àngel Martí, abans de la Carme López, i ja tenim cada... Ara, a partir del mes de maig, ja cada 15 dies, fins al desembre, tenim un autolocal. Eh, Bartolomé, va, quina, quina, vols llegir per acabar, va, per acabar l'entrevista d'aquest llibre? Recordo les calçots, el 3 de 10, la meva Catalunya, Dal poeta Bartolomeo Esmaldone, eh, gran poeta per certo, Ne ho revisato l'opera perché vale molto la valle è una pena, moltissimo. Well, volevo leggere questa poesia che si intitola La ginestra dell'amora però poi magari la leggi anche tu in catalano. Perché... Con tu, eh... eh... eh una... ah, Volevo dire una cosa, Peppe importante, yeah. eh, l'ha già detta Oscar, però volevo completare un po' il senso. Questo libro ha, ha in appendice un, un apparato di note. Che sono solo in italiano, volutamente sono in italiano soltanto, perché io vorrei, io vorrei che attraverso questo libro, attraverso le mie poesie, attraverso i racconti che ci sono in questo libro, i miei connazionali, altri italiani, imparassero a conoscere la, la Catalogna, quella autentica di cui parlavo all'inizio. Cioè io vorrei che la gente si incuriosisse e che decidesse di prendere un aereo, di non fermarsi a Barcellona, ma di prendere Bus Plana e arrivare fino, <ride> fino qui vicino alla stazione, alla stazione degli autobus, perché, perché Tarragona è una città meravigliosa che merita di essere visitata, perché chi conosce la storia sa l'importanza che ha avuto Tarragona nei, nei secoli. E, e tutta questa provincia tutta questa zona tutto questo circondario merita di essere visitato allora si intitola La Ginestra della Mora anche qui Ginestra nella piazzola della Mora in un'aiuola che decora e un respiro restituisce a chi l'ammira anche qui il fiore più stellato il giallo più sfrontato il mio inviolato amore sei tu e se a un altare erbito una sposa catalana venisse nel suo abito di festa non vorrebbe il biancospino per unirsi al suo promesso no vorrebbe te ginestra sull'altare di campestri te vorrebbe sopra i seni te bel fiore che non tremi e niente temi e sei l'auspicio che io faccio a questa altra mia dimora nell'aiuola della mora mentre è piena primavera È una capinera fischia, sono qua, ed un'altra le fa eco, libertà. Ja, en català? En català, vinga, va. En vinga. català i anem tancant uh... l'entrevista. Ara amb l'Òscar Ramírez, amb, la, amb el mateix poema en català. La Ginesta de la Mora. També aquí, Ginesta, al camp de la Mora, en un jardí que decora i un respir ressuscita el qui l'admira, també aquí la flor més estrellada, el grog més atrevit, el meu amor immiolat, ets tu. I si a un altar arbós una esposa catalana vingués amb el seu vestit de festa, no voldria el vespí per unir-se al seu, al seu promès, no et voldria a tu, Ginesta. A l'altar de les flors del camp et voldria sobre els pits, a tu, vella flor que no tremoles, que res sis és l'esperança que jo tinc per aquesta llar meva al jardí de la mora mentre és plena primavera i una losa xiula he despertat i un altre li contesta llibertat. Moltes gràcies, Òscar Ramírez, que vagi molt bé. En 10 segons, el llibre el trobareu a la venda a les llibreries de Reus i per internet, no a Tarragona, perquè a les tres llibreries de Tarragona cap llibre ha cap d'elles ha volgut el llibre perquè diuen que les petites editorials hem d'anar de la mà de les grans distribuïdores. Mira, el trobareu aquí i també la seu de d'Altafulla de, de la Banya. Bartolomeo, es mal gràcies. A te, gràcies a te, gràcies a vos, gràcies. Del 3, d'Escalçots calçots al 3 de 10, eh? la meva Catalunya, de Bartolomeo, es mal també per Sant Jordi, una bona recomanació. Una pausa i de seguida tornem. La veu de Tarragona. Ruta del